Messa vespertina è anticipata alle ore 17. A seguire ci uniremo in preghiera con Papa Francesco per invocare la fine della pandemia, per poi tornare in diretta dalla cripta del santuario di San Giovanni Rotondo per la recita della coroncina della Divina Misericordia. Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Elevamo insieme
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Vogliamo salutarti, Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, con le parole di Francesco d'Assisi. Tu sei santo, Signore, solo Dio. Tu compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei onnipotente. Tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei uno e trino. Signore, Dio degli dei, tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete. Tu sei Gaudio e Letizia, tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Ho detto a Dio, senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetta.
sei tu, sempre sei con me, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Via verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore. Say
Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? E rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai due discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re,
si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Sei il mio rifugio, la mia salvezza, tu mi proteggerai dal male, mi circonderai d'amore. Non
O Gesù, Re delle genti e dei secoli, accogli l'adorazione e la lode che noi, tuoi fratelli di adorazione, umilmente ti tributiamo. Tu sei il pane vivo disceso dal cielo, che dà la vita al mondo. Sommo sacerdote e vittima, ti sei immolato sulla croce in sacrificio di espiazione all'Eterno Padre per la redenzione del genere umano ed ora ti offri quotidianamente sui nostri altari al fine di instaurare in ogni cuore il tuo regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace. Regna dal tuo trono di grazia nel cuore dei fanciulli, perché conservino immacolato il giglio della innocenza battesimale. Regna nel cuore dei giovani, affinché crescano sani e puri, docili alla voce di coloro che ti rappresentano in famiglia, nella scuola, nella chiesa. Regna nelle case delle famiglie, affinché genitori e figli vivano concordi nell'osservanza della tua santa legge. O pastore amabile delle anime nostre, dal tuo trono di gloria ravviva le famiglie e i popoli con la tua grazia. Fa che i tuoi figli rimangano stretti a te nella fermezza della fede, nella certezza della speranza, nell'ardore della carità. Dall'altare, ove perennemente rinnovi il tuo sacrificio, sii sempre per tutti il Maestro, il Consolatore, il Salvatore. Colui che dà il nutrimento, che preserva dalla corruzione e dalla morte. O Re della Gloria, venga dunque il tuo regno. Pane vivo, disceso dal cielo per dare la vita al mondo, ti raccomandiamo i malati, i poveri, gli indigenti e quanti chiedono pane e lavoro. Ti preghiamo per le famiglie affinché siano centri fecondi di vita cristiana. Ti presentiamo i giovani
affinché preservati dai pericoli si preparino con serietà e gioia ai doveri della vita. Ti preghiamo per i sacerdoti, i seminaristi, le anime consacrate, per gli educatori e i lavoratori. Su tutti discenda l'abbondanza della tua grazia. O Gesù Eucaristico, fa che tutti i popoli ti servano liberamente, consapevoli che servire a Dio è regnare. Il tuo sacramento, o Gesù, sia luce alle menti, forza alla volontà, attrazione dei cuori. Sia esso sostegno ai deboli, conforto ai sofferenti, viatico di salvezza ai morenti e a tutti pegno di gloria futura. O Signore Gesù, sacramento della unità della Chiesa, continua a darci questo pane quotidiano che è lo stesso tuo corpo, questo vino che è il tuo sangue prezioso, a conferma della nostra unità. Noi ti supplichiamo per il nostro Pontefice e per quanti appartengono all'ordine ecclesiastico. Sostienili in perfetta fedeltà di mente e di cuore. Alla tua Chiesa, o Signore, concedi benevolo i doni della unità e della pace. O Gesù, vero pane, unico e solo cibo sostanzioso delle anime, raccogli tutti i popoli attorno alla tua mensa. Essa è divina realtà sulla terra e garanzia di benevolenze celesti. Nutriti da te e di te, o Gesù, gli uomini saranno forti nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. O Gesù, guardaci con occhi di benevolenza. A te, cibo delle anime, accorre il tuo popolo. Fratello primogenito dell'uomo redento, tu hai preceduto i passi di ciascun uomo, hai perdonato le colpe di ognuno, hai sollevato tutti a più nobile, più convinta, più operosa testimonianza di vita. Ti preghiamo, Gesù,
Tu nutrici, difendici e mostraci il bene sulla terra dei viventi. O Signore Gesù, continua a donarci il tuo stesso corpo. Noi ti supplichiamo per il ritorno delle pecorelle sbandate all'unità dell'ovile, per quanti sono fuorviati e vaganti nelle tenebre dell'errore, perché siano condotti alla luce del Vangelo. Ti supplichiamo, Signore, anche per l'unità dei figli di Dio, per la pace delle singole nazioni, per l'universo intero, di cui tu sei il salvatore e datore di libertà. Ascoltaci, Signore, e donaci la tua benedizione. Nella consapevolezza comune di essere figli e figli amati, vogliamo rivolgerci al Padre con le parole che tu stesso, Gesù, ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tantum ergo sacramento, venerum celui, et anticum documentum, noce natritui, presset fides supplementum, sensum refectui. Genitori, genitores, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, iter benedictio. Preghiamo. Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento della Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Diciamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciar la thank you.